Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, e GSPA, società del gruppo Stadarz Mimitel AG, ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati: sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno? Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, è un farmaco a base del principio attivo piroxicam, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico oxicam derivati. È commercializzato in Italia dall'azienda EGSPA, società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Ipsoflog 20 mg 30 compresse solubili, Ipsoflog 20 mg / 1 ml soluz. INIET. 6 fiale. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Tecnofarma SRL. Concessionario: EGSPA, società del gruppo Stadarz Mimitel AG. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe: a principio attivo piroxicam, gruppo terapeutico analgesici FANS, forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni: piroxicam è indicato per il trattamento sintomatico di osteoartrosi, artrite reumatoide o spondilite anchilosante. A causa del suo profilo di sicurezza, piroxicam non è un FANS di prima scelta, vedere paragrafi 4, 2, 4, 3 e 4, 4. La decisione di prescrivere piroxicam deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente, vedere paragrafi 4, 3 e 4, 4. Posologia: la prescrizione di piroxicam deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti con malattie reumatiche, infiammatorie o degenerative. La dose massima giornaliera raccomandata è 20 mg. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Il beneficio e la tollerabilità del trattamento devono essere rivalutati entro 14 giorni. Se è necessario proseguire il trattamento, quest'ultimo deve essere associato ad una rivalutazione frequente. Poiché l'impiego di piroxicam ha mostrato di essere associato ad un aumento del rischio di complicazioni a carico del tratto gastrointestinale, l'eventuale necessità di una terapia combinata con agenti gastroprotettori, ad esempio misoprostolo inibitori di pompa protonica, deve essere attentamente valutata, in particolare in pazienti anziani. Il dosaggio e le indicazioni nei bambini non sono stati ancora stabiliti. Nel trattamento di pazienti anziani la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare una eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. Precedenti anamnestici di ulcera, emorragia o perforazione gastrointestinale. Pregressi disturbi gastrointestinali che predispongono a disturbi emorragici quali colite ulcerosa, morbo di Crohn, tumore gastrointestinale o diverticolite. Pazienti con ulcera peptica attiva, disturbi infiammatori gastrointestinali o sanguinamento gastrointestinale. Pazienti con gastriti, dispepsie, gravi disturbi epatici e renali, moderata o severa insufficienza cardiaca, grave ipertensione, alterazioni ematiche gravi, diatesi emorragica, uso concomitante di altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della COX, 2 d'acido acetilsalicilico, somministrati a dosi analgesiche. Uso concomitante di anticoagulanti. Storia di gravi reazioni allergiche da farmaco di qualsiasi tipo, in particolare reazioni cutanee come eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson, epidermolisi necrotica. Precedenti reazioni cutanee, indipendentemente dalla gravità, al piroxicam, ad altri FANS e ad altri medicinali. Gravidanza accertata o presunta, durante l'allattamento e nei bambini, vedere 4, 6. Esiste la possibilità di sensibilità crociata con acido acetilsalicilico o ad altri antinfiammatori non steroidei.
Il piroxicam non deve essere somministrato ai pazienti nei quali l'acido acetilsalicilico o altri antinfiammatori non steroidei provochino sintomi di asma, rinite, poliposi nasale, angioedema, orticaria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Il beneficio clinico, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione acido-acetilsalicilico o altri FANS. Come con altri FANS, l'uso di piroxicam insieme all'acido acetilsalicilico o ad altri FANS, incluse le altre formulazioni di piroxicam, deve essere evitato poiché vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, insieme ad altri farmaci come Comadin, Symptom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, durante la gravidanza e l'allattamento? Piroxicam è controindicato durante la gravidanza, accertata o presunta, e l'allattamento. Gravidanza: l'inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e barra o lo sviluppo embrio barra fetale. Risultati di studi epidemiologici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari: piroxicam può modificare lo stato di vigilanza in modo tale da compromettere la guida di autoveicoli e l'impegno in attività che richiedono prontezza di riflessi. Effetti indesiderati gastrointestinali. Gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazioni o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani, vedi sezione 4.4. Dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio sintomi. I sintomi più indicativi di sovradosaggio sono cefalea, vomito, sonnolenza, vertigini e sincope. In caso di sovradosaggio è indicata una terapia sintomatica di sostegno. Sebbene non siano stati effettuati studi finora, l'emodialisi non è probabilmente utile per facilitare l'eliminazione del piroxicam, poiché il farmaco è caratterizzato da un elevato legame con le proteine plasmatiche. Proprietà farmacodinamiche: categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori barra antireumatici non steroidei. Codice ATC, M01-AC01. Il piroxicam, appartenente alla classe delle carbossiamidine eterocicliche benzotiazziniche, è il primo composto di una nuova classe di FANS, gli oxicam. Il piroxicam, proprietà farmacocinetiche: dopo somministrazione sia orale sia rettale, il piroxicam è facilmente assorbito. La presenza di cibo riduce la velocità, ma non la percentuale di principio attivo assorbito. Il picco ematico è, dati preclinici di sicurezza come per le altre sostanze che inibiscono la sintesi delle prostaglandine, anche il piroxicam aumenta l'incidenza di distoce e di parti post termine in animali quando la somministrazione della sostanza perdura. Elenco degli eccipienti: Ipsoflog 20 mg compresse solubili. Lattosio, cellulosa microcristallina, idrossipropil cellulosa e sodio stearil fumarato. Ipsoflog 20 mg barra 1 ml soluzione iniettabile. Fosfato monosodico, nicotinamide, propilenglicole, alcol etilico al 95%, alcol benzilico, sodio farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Ipsoflog, compressa solubile, soluzione, uso interno, a base di piroxicam sono: Brexin, Feldene, piroxicam DOC generici, piroxicam DOC, soluzione, uso interno, piroxicam EG, capsula, compressa solubile, piroxicam EG, soluzione, uso interno, piroxicam EXAL, piroxicam Sandoz GmbH, Reumagil. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.